Buonasera ai telespettatori di Rete Sole, bentrovati al consueto appuntamento con Vite da Campioni. È una puntata speciale quella che stiamo per proporvi oggi. Protagonista la nuotatrice romana Alessia Filippi, oro nei 1500 stile libero ai mondiali che si sono svolti a luglio proprio qui nella capitale. Ma partiamo subito con una scheda per presentarvi la nostra campionessa. Alessia inizia a nuotare a 3 anni. Dai 6 ai 13 anni è allenata dall'affezionatissimo Riccardo Pontani, con lui si afferma a suon di vittorie in tutte le categorie giovanili. Nel 2000 passa in prima squadra l'Aurelia Nuoto, con il suo club e in nazionale giovanile i successi sono sempre più importanti e per questo viene convocata in nazionale assoluta. La sua tecnica ed il suo talento la portano ad essere convocata per le Olimpiadi di Atene 2004. Alessia si piazza sedicesima nei 400 misti e fa una proficua esperienza anche in altre gare. Si impone a livello internazionale ai Giochi del Mediterraneo del 2005 con l'oro nei 400 misti e l'oro nei 200 dorso. Dopo 2 mesi è quinta nella finale dei 200 dorso ai Mondiali di Montreal. Nel dicembre 2005 Alessia cambia team, si trasferisce nel centro sportivo della Guardia di Finanza. A marzo 2006 gli assoluti di Riccione, Alessia è dirompente nelle sue prestazioni, tanto che la stampa la definisce la finanziera d'assalto. Pochi giorni dopo arriva l'argento nei 400 misti ai mondiali in vasca corta di Shanghai con il nuovo record italiano. Dopo 4 mesi agli europei di Budapest l'esplosione a livello internazionale. Medaglia d'oro nei 400 misti con la prima prestazione mondiale del 2006 e quarta prestazione mondiale all time. È la prima donna italiana a vincere l'oro in un campionato europeo. 3 giorni dopo arriva il bronzo con record italiano nei 200 misti. E la storia continua ai mondiali di nuoto nella capitale. Lasciamo ora spazio alla viva voce della protagonista che racconterà ai nostri microfoni la sua carriera e perché no anche un po' della sua vita privata. Ad intervistarla per noi è andata la collega Natascia Farinelli. Vediamo insieme. Allora siamo nella piscina Roma 70 di Torbella Monaca e siamo in compagnia di Alessia Filippi. Innanzitutto ti ringraziamo Alessia per averci permesso di seguirti durante gli allenamenti e grazie anche per questa intervista. Quando hai capito che il nuoto poteva darti grandi soddisfazioni, Alessia? Io ho iniziato molto presto, a 3 anni mi hanno buttato in piscina. Verso i 16 anni, quando ho cominciato a fare delle gare comunque ad alto livello e nazionale, ho capito che questa era la mia strada. Senti, quali emozioni hai provato durante questi ultimi mondiali che si sono svolti proprio qui a Roma, nella tua città? Tante emozioni particolari e direi anche indescrivibili. Comunque vincere un mondiale in casa dove è iniziato tutto quanto, ho iniziato a gareggiare, a nuotare, vincere un mondiale veramente in casa ti dà un'emozione fortissima, un sogno nel cassetto che si è realizzato. Senti, una curiosità nostra e anche di tutti i telespettatori a casa. Durante quest'ultimo mondiale Francesco Totti, il capitano della Roma, ti è venuto a vedere e ha rilasciato delle bellissime dichiarazioni su di te. Che cosa ha significato? Lui è venuto a vedermi il giorno della qualificazione dei 1500, mi ha fatto tanto tifo, ha rilasciato delle interviste su di me, comunque che ci sperava, voleva anche che io dedicassi la vittoria a lui. Io sono felicissima che lui è venuto a vedermi e so che mi tifa, un personaggio romano così importante non fa solo che piacere. E cosa ti aspettavi da questa esperienza romana e se sei soddisfatta dei risultati ottenuti? Io sono molto soddisfatta e
ho lavorato duramente, quindi veramente è stato un sogno realizzato dopo tanti sacrifici. Mi ha regalato comunque tante cose, come dicevo prima, tante emozioni che non, cioè, ricorderò per tutta la mia vita. È difficile anche magari che descriva queste emozioni alla mia famiglia, mi chiedono cosa hai provato, le persone intorno a me cosa hai provato. È veramente complicato. Io magari un giorno riuscirò a dirlo ai miei figli. Alessia Filippi, Federica Pellegrini. I media hanno fatto di tutto per creare delle rivalità. In realtà, in quali rapporti siete? Allora, io e lei ci conosciamo da una vita praticamente, abbiamo iniziato con le nazionali giovanili quando avevamo 12-13 anni, quindi praticamente delle bambine. Noi due siamo comunque delle ragazze che vogliono raggiungere i loro obiettivi, quindi siamo molto determinate. Lavoriamo duramente, sappiamo i sacrifici che abbiamo fatto finora e che faremo nei prossimi anni. Ci stimiamo, io la stimo moltissimo, penso che lei stimi me. Non siamo comunque amiche, come ci dicono, cioè non è che esistono soltanto nemici o amici. Fuori dalla piscina e anche quali sogni ha? Io sono una ragazza normalissima, ti dico un aneddoto, sono andata a fare la spesa con mia mamma la scorsa settimana qua vicino e una bambina mi ha riconosciuto, è andata dal papà, ha detto è lei. Io sono una ragazza che va a fare la spesa, va a fare shopping, va al cinema, quindi mi si può vedere ovunque, no? Sono una ragazza semplicissima, normalissima. In acqua non sono normale, però fuori dall'acqua sì. Non sei normale in acqua. Cosa vedi nel tuo futuro, Alessia? Io vorrei fare tantissime cose, so che non è possibile. Ora vorrei dedicarmi al nuoto fino comunque al 2012, massimo 2013, ma ci sono tante cose che vorrei fare, iscrivermi all'università, vedere il mondo del lavoro com'è. Il mio sogno è aprire un centro sportivo o gestire questa piscina dove sono nata, per me sarebbe il massimo, con mio fratello. Ci descrivi una tua giornata tipo? Cosa fai durante il giorno? Adesso in ripresa mi alleno un'oretta e mezza al giorno e poi sono libera. Però durante l'anno, quando mi alleno duramente, sono 4-5 ore di allenamento. Sono divise magari due la mattina e due il pomeriggio, faccio tre volte a settimana palestra e un'ora la mattina. E cosa pensi prima di buttarti durante una gara? Che ho lavorato duramente, bisogna impegnarsi sempre comunque perché le avversarie anche sono ragazze che comunque hanno lavorato, arrivare e toccare la piastra e dire più di questo non potevo fare. Senti, il momento più bello e il momento più brutto della tua carriera sportiva? Allora, momento più bello ce ne sono tanti, guarda, io adesso che me lo dici mi sono venute in mente tante scene, comunque un'Olimpiade, un argento olimpico ha ripagato veramente tutto, perché comunque mi ero trasferita un anno a Verona, tanti viaggi lontano dalla famiglia, vita privata abbastanza poca, poi comunque un mondiale in casa è un'emozione fortissima, davvero. Anche più brutto che ricordi, che magari è stata presa più dallo sconforto. Ma durante l'anno capitano comunque dei momenti che ci sono di crisi, diciamo, che poi non è crisi. Però un momento in particolare sì, lo ricordo, nel 2007 c'era il mondiale, io avevo il primo tempo al mondo, ero stata malata per un mese, problemi fisici, non ho potuto, ho gareggiato, ma ecco, volevo ma non potevo. Quando io penso di, quando voglio andare bene in una gara, penso sempre a quel momento, ecco, magari mi ricordo che veramente non potevo ma volevo. Cioè magari sul blocco mi dico adesso puoi e puoi, ricorda quando non potevi. Ciao a tutti quanti
telespettatori di Rete Sole, un bacio. Con la storia di una delle stelle più brillanti del firmamento del nuoto italiano si chiude questa puntata del nostro approfondimento sportivo. Vite da Campioni ritorna la prossima settimana, sempre qui su Rete Sole. Non mancate!